Entriamo nel vivo del libro, quindi il fango, la neve, il marmo. La parola all'avvocato Monica Schipani, che fa parte del... Ma vuoi iniziare per prima, Monica? No, perché Monica aveva già avuto occasione di leggere e di prepararsi per la presentazione del libro, per la presentazione di Pontremoli, quindi un libro che noi a studio abbiamo vissuto, forse anche questo potrebbe essere un'anticipazione di giudizio. Chiedo scusa ad Emanuele Gagliardi, al professor Apice, che sono anche loro concorrenti, però ci sono dei libri che, a cui siamo più affezionati, anche Cristina, la nostra collaboratrice, vi chiedo un applauso per Cristina che ci aiuta. Innamorata di questo libro, anzi ha proposto anche di trasformarlo in un film, perché questi racconti l'hanno entusiasmata. In questo libro a un certo punto si incontra anche il grande Hemingway, una cosa ovviamente, è un fatto reale. Chi conosce la vita di Hemingway sa che Hemingway era qui in Italia in quel periodo, quindi anzi è stato ferito e ricoverato a Milano. Allora, il fango, la neve, il marmo. Buonasera, allora in effetti, come ha detto Antonella, questo libro l'avevo già letto quest'estate. Ovviamente l'ho ripreso in mano e l'ho riletto per la presentazione di questa sera, e devo dire che è un libro che alla seconda lettura e anche alla terza, alla quarta, è veramente splendido. Io non faccio molti complimenti in genere quando leggo i libri, però soprattutto in questo momento che stiamo vivendo in Italia, in cui io francamente come persona, come cittadina, come madre, vedo una assoluta carenza di ideali e di sentimenti, di senso comune, io penso che sia un libro che ha un valore veramente eccezionale, perché ci dimostra come ignoti, sconosciuti, ognuno nel nostro piccolo, ognuno anche tenendo alle proprie cose, alla propria famiglia, alla propria professione, può essere invece un eroe, probabilmente come purtroppo è capitato nella guerra, dimenticato, massacrato, perché possiamo dire dal punto di vista storico la grande guerra, qualcuno l'ha definita la grande beffa, in realtà è stata una tragedia. I nostri giovani e meno giovani sono stati mandati a morire sotto il comando per la maggior parte di ufficiali e assolutamente inadeguati, impreparati. Era una guerra che doveva finire in breve tempo. L'Italia ovviamente, come al suo solito, ha cercato prima di vedere con chi gli è convenuto a stare, ecco, chi ci dà di più. Vabbè, questo fa parte da un lato anche del nostro essere italiani, non in senso negativo, intendiamoci, comunque. E invece poi il risultato di questi sono stati alla fine, tra civili e militari, oltre 1.200.000 italiani che hanno perso la vita, per non parlare dei dispersi. Molti dei dispersi sicuramente saranno morti, 600.000 persone, cioè è stato quasi, credo, più del doppio della seconda guerra mondiale le perdite, quasi il triplo, credo, le perdite che abbiamo subito anche per l'inefficienza, purtroppo, e l'inettitudine dell'organizzazione militare. Questo è poco ma sicuro. Eppure, nonostante questo, ci sono stati episodi, c'è stato questo senso di patria, di ideale, che è rimasto soprattutto nella prima fase della guerra, quando si partiva con la convinzione comunque che sarebbe durata poco, che avremmo vinto, che avremmo sbaragliato, e che poi si va ad affievolire col passare del tempo, perché in effetti i racconti di questi 11 personaggi si dipanano nel tempo. Quindi abbiamo alcuni che partecipano all'inizio della guerra con uno spirito
non in senso negativo, quindi un'interruzione della propria vita, ma andando avanti si rendono conto poi dell'insensatezza di quello che stanno facendo. E questo perché, diciamo, io qualche curiosità anche sul punto è bene dirla. Il filo che lega tutti questi 11 personaggi immaginari è proprio il fatto che in un momento della loro vita, per vari motivi, tutti quanti hanno avuto a che fare con il Vittoriano. Nel momento in cui è iniziata la sua costruzione, abbiamo proprio il primo, Milide Ignoto, che giovane architetto, appartiene alla ricca borghesia romana, si sposa con una nobile, quindi un personaggio, diciamo, di cultura, di rilievo, ha iniziato a partecipare come direttore dei lavori, se non ricordo male, all'inizio della costruzione di questo Vittoriano, e quando si sposa prende casa di fronte a questo monumento. Poi, per fare un altro esempio, un altro di questi Militi ignoti, il padre era marmista, lavorava alle cave di Massa di Carrara, morirà durante un incidente senza sapere che poi, ad esempio, il Vittoriano, per motivi economici, non si sarebbe poi avvalso del marmo di Carrara, che era troppo costoso, ma di un marmo della provincia di Brescia, il Botticino, sì, che era leggermente più diciamo economico. Sì, e il ministro dei lavori pubblici era di Brescia. Ah, per questo. Allora abbiamo scoperto. Era economico, ma in un altro senso il motivo. Era economico per un altro senso. Ecco, io mi ero documentata, ovviamente si parlava di questioni economiche. Il ministro dei lavori pubblici probabilmente qualche cosa ci ha guadagnato. Allora forse posso fare una battuta politica tipo della serie. Beh, però almeno allora si mangiava con più discrezione, quindi un minimo hanno risparmiato, l'Italia ha risparmiato, spendendoli meno per il marmo. I trasporti, infatti, era questo uno degli aneddoti. Che è tutto ad uso e consumo di un re, perché poi diventa l'altare della patria dopo nel 21, quando è arrivato l'undicesimo. Ma prima era solo Vittoriano, quindi sì, veramente era il monumento al re d'Italia, Vittorio Emanuele II. Quindi stavamo dicendo, per cui abbiamo tutte queste, diciamo, questi racconti di questi personaggi che diventano sempre più aspri. Il punto comune, ripeto, tutti quanti hanno visto in un modo o nell'altro il Vittoriano. C'è chi lo ha considerato come un monumento incredibile, perché era la prima volta che usciva dal proprio mondo ristretto. Parliamo del contadino siciliano, che in effetti ha sempre vissuto nel suo stretto ambito finché non è costretto a partire per la guerra, e quindi si trova lì a Roma per la prima volta e vede questo monumento. Così come, ad esempio, questa è una cosa che mi ha veramente il quarto Milide Ignoto è veramente molto bello, perché è un giovane ragazzo che è stato a Roma ospite di uno zio monsignore, quindi abitava di fronte al collegio, cioè nel collegio dove di fronte si trovava questo Vittoriano sempre in costruzione, e prima di partire per il fronte manda una lettera allo zio e dice: zio, dillo ai miei parenti, perché loro non ci credono che una costruzione così monumentale sia fatta soltanto per un re. E alla fine, quando poi purtroppo perde la vita, il suo, diciamo, l'ultimo ricordo che
in maniera romanzata viene in mente, che quindi ancora di più ci fa dall'idea della caducità delle cose umane, che l'urlo del generale che urlava di andare avanti per difendere la patria, quindi cercava di incitare questi giovani spinti al massacro, e quel generale in lontananza, in prima linea, gli ricordava la statua di Vittorio Emanuele II del Vittoriano. Ecco, ci sono questi momenti, questi piccoli flash nei racconti di questi 11, anzi in realtà 10 più 1, ignoti, che danno un senso, che spingono a delle riflessioni profonde. Pensiamo ad esempio sempre questo, diciamo, la realtà che trovano questi giovani. Questo ragazzo, ad esempio, questo il quarto milite ignoto, aveva 21 anni. Si trova nel momento in cui viene, diciamo, arriva nella caserma dove inizia quel minimo di addestramento, giovani che non sanno neanche che cos'è l'acqua calda, perché, ripeto, il milite ignoto può essere chiunque: l'architetto, il contadino, il fruttivendolo ubriacone, c'è anche questa figura che viene ripresa, il corrispondente di guerra, il fotografo. E su questo è un, diciamo, il racconto del fotografo è bellissimo, perché questo corrispondente di guerra, il racconto di questo corrispondente di guerra che muore dopo aver tentato anche di resistere e di colpire, uccidere chi lo aveva catturato, questo corrispondente di guerra ci dà il senso dell'insensatezza a un certo punto della guerra in generale. Lui incontra una, io qui mi ero segnata delle due parole proprio da leggere. Lui incontra una donna, e questa è la cosa che mi ha colpito, Giulia. Dunque, ed è, abbiate un attimo di pazienza, ma aiuta, qual è il, dunque, Giulia, allora, la incontra vicino a prima, no? Eccolo, Emanuele, il decimo, scusate, il decimo milite ignoto, incontra Giulia durante una manifestazione, quindi stiamo parlando degli inizi, proprio agli inizi della costruzione del Vittoriano, quindi una manifestazione di protesta perché la gente stava morendo di fame. Cioè, purtroppo ricordiamoci che la Grande Guerra è arrivata anche in un momento economico pessimo per il nostro paese, e quindi c'erano queste proteste. E la gente protestava perché si diceva spendere tanti soldi per questo monumento mentre noi moriamo di fame, eccetera. E lui ha questo incontro con questa, diciamo, questa Giulia, questa ragazza che poi non rivedrà più, però quando poi chiede perché stai protestando, Giulia dice per rivendicare i nostri diritti. E quali sono i vostri diritti? Chiede questo corrispondente, che quindi è un giornalista. E lì Giulia è una persona semplice, una popolana, cioè non sa più come rispondere a quel punto, e quindi dà l'idea di quel, ecco, un po' di quelle proteste, ti fai trascinare, sei motivato, ma non sai poi però come giustificarle, come esprimere il tuo, diciamo, malcontento e le tue diciamo rivendicazioni. Tanto che proprio nel momento in cui Emanuele muore, per la parte più, quindi stiamo parlando di questo corrispondente di guerra, una delle parti più belle, perché poi alla fine dice: no, mi vengono mandati al macello questi giovani, ma chi è che poi alla fine decide? Sono sempre i potenti che poi stanno tranquilli, stanno bene, non hanno difficoltà, e chi muore è sono queste persone senza volto, senza nome, nel fango, nella neve, e poi sepolti alla fine sotto il marmo, ecco. E quindi diciamo è un libro molto forte, un libro forte poi anche nel inserire degli elementi reali all'interno
dei vari episodi, perché a parte l'incontro con Hemingway, che effettivamente partecipò alla Grande Guerra, poi lì anche insomma i suoi romanzi, l'amore per l'infermiera che è stato trasposto nei suoi libri, eccetera, però c'è anche un altro incontro che almeno io ho individuato, ora non so se ho sbagliato, incontra Papa Giovanni. Incontra Papa Giovanni perché uno dei militi ignoti era un prete che aveva la vocazione missionaria, si era preparato tutta la vita per andare in Africa, per andare a evangelizzare i popoli, ad aiutare i popoli più sofferenti, e invece si trova a dover andare al fronte. E quando viene ricevuto dal vescovo, viene introdotto proprio da Don Angelo Roncalli, che diventò poi Giovanni, il nostro Papa, il Papa Buono, insomma, ecco, Giovanni XXIII. Quindi c'è anche questa cosa che mi ha colpito molto. Quindi questo papa che noi, quest'uomo che poi sarebbe diventato papa buono, e questo anzi era un frate cappuccino, questo frate modesto, normale, e che decide di andare in prima linea, perché dice, va bene, anche questa è una missione, anche andare in prima linea è una missione, e in prima linea non morirà. Morirà, quindi diciamo che perché sono tutti è stata bravissima. Quindi diciamo che per concludere il milite ignoto, ognuno diciamo che in senso metaforico quello che dobbiamo imparare da questo libro è che nelle difficoltà, nella tragedia, nella inefficienza di chi ci comanda dal punto di vista politico, economico, in tutti i sensi, ognuno di noi può essere un milite ignoto, che non però che debba finire per forza male, però il discorso è che ognuno di noi deve dare il suo apporto, il suo contributo, alle volte anche se ci sembra inutile, anche se sembra senza senso, però dobbiamo fare questo. E quindi niente, io dico veramente grazie per questo libro, è stato bellissimo.